Incidente sulla strada provinciale 565 Pedemontana, oggi martedì 19 giugno, intorno alle 18, all'altezza di Salassa, nei pressi del ponte sull'Orco. Coinvolti una Fiat Grande Punto, condotta da una 23enne di Oglianico, un Peugeot 407 con a bordo un 36enne di Ivrea, un Ford Transit con sopra una giovane coppia e un pullman carico di bambini di ritorno dalla gita scolastica. Sul posto sono prontamente intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte e di Livorno Canavese e la polizia locale per la viabilità, seguiti dai carabinieri di Castellamonte e Cornier, la polizia della questura di Ivrea, dalla Croce Bianca del Canavese e dei vigili del fuoco di Castellamonte. L'impatto è stato alquanto violento, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Secondo una prima ricostruzione, pare che il Ford Transit, nel sorpassare un ciclista, abbia invaso la corsia opposta, strisciando dapprima contro il pullman, per poi scontrarsi frontalmente con il Peugeot. Dall'impatto il furgone si è girato di traverso, impattando con la parte posteriore contro la Punto che stava arrivando. Illesi i bambini e l'autista del pullman. Feriti invece in modo lieve i conducenti degli altri mezzi, che sono stati trasportati nell'ospedale di Cornier e Ivrea per controlli. Al vaglio delle forze dell'ordine, la dinamica esatta del sinistro. Non l'altro, ma...